Lo streaming sta per iniziare, sei dal vivo. E ieri la nostra amica Samantha, non so se era anche vostra, ma mi ha chiesto perché non fai un video parlando dei tuoi anelli. E io avevo detto, ma soltanto se raggiungo certe visualizzazioni. Poi, siccome c'ho uno spunto di tempo, uno spunto, non uno sputo, siccome c'ho uno spunto di tempo, decido di fare questo video. Perché, come sempre, finisco di editare, scusate. Che vi metto i link dei miei altri video, se vi può interessare, nella descrizione. Magari non vi interessa, cercherò di fare subito. Ecco qua. Ecco qua. Bene. Ho dato i connotati a questa live. La nostra cara amica Samantha, guardare il chat del video precedente, mi chiese di parlare dei miei anelli. Non ne ho tanti, qualcuno me l'hanno pure rubato, perché è così che a volte la gente si comporta. Ma ecco qua, la nostra amica Samantha, qua vi do il suo messaggio nel chat dell'ultimo live. Allora, compio la mia promessa, il video, anche se l'hanno visto. Il video in questione l'hanno visto appena 23 volte, dove lei mi domanda di parlare dei miei anelli. Io avevo detto, se si aumentano le visualizzazioni parlerò dei miei anelli, ma siccome c'ho del tempo libero parlerò degli anelli uguali. Allora, questo è un Hopi Cachinas, è una maschera rituale degli indiani Hopi del pueblo Hopi del Nord America, e Cachina significa spirito, quindi la raffigura lo spirito degli antenati, degli ancestri, perché i culti animistici o spirituali hanno a che fare con il culto degli antepassati. Vediamo se riesco a trovare. Ecco qua, per fortuna che ultimamente ho ordinato le cose. Come potete vedere, c'è una certa somiglianza fra e queste sono delle cartoline da collezione. Fra questo Hopi Cachinas c'è una certa somiglianza, era uno spirito, per quello quando loro danzano si mettono queste maschere con piume, perché la figura uno spirito, e come vedrete c'è una certa somiglianza fra questo Hopi Cachinas illustrato qua e il mio anello, forse saranno gli stessi.
Loro avevano lo spirito del grano, lo spirito del peperoncino, lo spirito della tempesta, tutto ci aveva uno spirito, lo spirito dei defunti, quelli che conoscevano, ma anche degli antepassati più lontani. Quindi questo è un opica cinas. Ce ne sono vari, anche con diverse maschere rituali, come questo che c'ha una punta. Io non voglio aprire molto perché sono delle cartoline, poi magari ho questo altro. Poi l'illustrazione di ogni opica cinas, però qua ce ne sono tanti, come questo, l'opica cinas di un uccello, vedete, che poi sono delle immagini totemiche. Tutti questi volti vengono raffigurati nei totem. Non sono invece riuscito a sapere a chi appartiene l'opica cinas dell'illustrazione, che sembra uguale a quella del mio anello. No, infatti è proprio quella del mio anello. Questo opica cinas della copertina e non c'è una cartolina sua. Io ho cercato, ma non l'ho trovata. Lo dovrò fare in seguito, poi vi saprò dire, però sembra ce ne sono tanti. C'è anche, ecco, vedete, il giullare opica cinas. Poi c'è questo qua che gli assomiglia un po', però non è proprio lo stesso. Il giullare era una figura rispettata e anche temuta. Faccio un po' questo video rapsodico parlando di libri che c'entrano con gli anelli molto. C'è qua un libro che quando lo vado a cercare non lo trovo, ma è sempre così quando uno deve trovarlo. Questo è un altro. Lo sciamano, molto interessante. Di Gordon, lo sciamano, Gordon. Ecco, questo libro che è stato scritto da uno studioso di tradizioni Hopi, che stanno al confine del nuovo, che stanno nell'arido Nuovo Messico, l'ultima danza del sacro giullare. Vi avevo fatto prima vedere l'immagine dell'opica cinas giullare, ecco, e qua c'è un romanzo ambientato su diciamo una storia incentrata sul giullare che interpreta l'opi cacinas, cioè il cacinas degli opi, lo spirito degli opi, l'antenato, l'antepassato degli opis, che è raffigurato qua in questa cartolina, che c'è un ruolo sacro nelle società. Eccolo qua, che va con un dolce in giro, non so se a tirarlo in faccia a qualcuno, ma è di questo che parla il libro, di un caso sullo sfondo del suggestivo arido New Mexico, un nuovo mystery del cronista della cultura Navajo. Quindi gli Hopi Cacinas, il popolo Hopi, fa parte della etnia Navajo, una cosa del genere. E allora così abbiamo spacciato
quest'altro anello c'ha bisogno di poche presentazioni, tutti voi lo riconoscerete. Io su Instagram ho pubblicato delle foto a riguardo e lì spiego. Comunque la squadra del compasso, c'è poco da dire. La pietra angolare raffigurata nei costati, la pietra da squadrare e il compasso. Ecco perché io c'ho molta flemme e sono una persona accompassata. Poi c'è anche quest'altro anello che l'ho comprato a Porta Portese. Anche questo ci avrebbe bisogno di poche presentazioni. Infatti, come vedete, c'è scritto Allah. Qua c'è la Kaaba, il santuario della Mecca, dove c'è la pietra nera, e qua c'è invece la cupola della roccia raffigurato, non so se si vede, che sta nell'altopiano di Al-Aqsa a Gerusalemme. Qua il santuario alla Mecca dovrebbe vedersi così, che in pratica è quell'enorme cubo nero dove c'è la pietra nera dentro, e questo è l'altopiano, la cupola del tempio che sta sopra il muro del pianto, no? Quello che gli ultraortodossi ebrei volebbero distruggere o traslocare. Ecco, questo è la moschea più importante dopo quelle costruite in territorio arabo, che sta dove c'era costruito il tempio di Gerusalemme, il secondo tempio di Gerusalemme, non quello di Salomone, ma quello costruito dopo. Poi qua che abbiamo uno scorpione. Non so il suo significato, non credo sia un significato astrologico. E qua l'aquila con l'uno, number one. Anche dall'altra parte. Credo che siano quegli anelli che portano gli angel Hell, gli angel Hell, queste cose qua. Questo c'ha un ragno. Non so neanche il significato di questo anello, questo lo ignoro. E c'ha ragnatele dalle due parti. Naturalmente, cari amiche ed amici, queste sono delle guide. San Giorgio, Pomba Gira o Ezu, San Cipriano, che adesso ho messo al contrario, sarebbe così, rosso, nero, bianco, rosso. Ezu o Pomba Gira, Ezu sarebbe nero e rosso, Pomba Gira rosso e nero, ma visto che sono di A1, uno può interpretare come vuole. San Giorgio, e anche questa è messa al contrario, ai colori della bandiera italiana, verde, bianco, rosso. Naturalmente non sono anelli, però visto che ce li ho al collo, per non fare un altro video su queste cose. E questa è la medaglia di Maria Padilla o Padilla o Padiglia, il portoghese non lo so leggere. Questo è il suo sigillo, che sarebbe Pomba Gira, Maria Padilla, il suo sigillo. E questo qua è scritto il suo nome, Maria Padilla. Poi vabbè, che dire,
vi ho detto tutto. Adesso, siccome ho parlato dei miei anelli, anche il c'è un braccialetto di rame e bronzo che poi ho scoperto che sono c'hanno un bagno, un rivestimento, perché qua si scopre il metallo. Adesso vi posso, quindi non conviene lucidarlo, basta strofinarlo con un panno. Vi posso parlare altre storie amene, perché già vi ho parlato di queste amenità. Mi piace molto ciò che sta facendo questo governo. Già ho 3 like, vi ringrazio molto. Ciò che sta facendo questo governo, non dico di essere leghista, per carità, o di essermi convertito al leghismo. Non dico neanche di essere grillino o pentastellato, anche se per qualche ragione mi candidavo al Movimento 5 Stelle, ho fatto dei video, ma perlomeno quello che posso dire è che molte delle cose che stanno facendo mi piacciono. Poi non dico che tutto quello che dicono o tutto quello che fanno mi piace, anzi al contrario, magari ci sono delle cose ancora che non mi convincono molto, però voglio dire, grosso modo, se fanno qualcosa, fanno qualcosa. È sempre meglio che facciano qualcosa che non facciano nulla, giusto? Tanto per capirci. Certo, ancora ci sono dei problemi a Roma, ci sono dei problemi dappertutto, ma che facciamo? Ci lamentiamo dei problemi e non facciamo nulla. Bisogna uscire da decenni nei quali non si è fatto assolutamente nulla. Ma vi rendete conto che vogliono ostacolare questo governo tanto da sinistra come da destra? Quando andavano a litigare in televisione da Bruno Vespa, quelli del PD e del PDL, che cambia solo una lettera, si insultavano, si aggredivano, perché dissentivano su tutto. E Bersani diceva: noi non li vogliamo vincere attraverso un processo a Berlusconi, noi li vogliamo vincere nelle urne. Ebbene, il PD ha perso pure quando hanno processato Silvio Berlusconi. Quindi voglio dire, adesso si sono alleati PD e PDL contro il Movimento 5 Stelle e la Lega, che fanno questa coalizione verde-gialla di governo. Invece lasciate governare a Conte. Poi è troppo presto per criticarlo, poi su cose che, se volevano, potevano farle quelli del PD e del PDL. Invece non l'hanno fatto. Adesso io vi devo lasciare e da presto. Ciao Samantha, ti ho fatto il tuo video sugli anelli. Ciao.